Siamo qui presso il bozzodromo della Caccialanza, dove in questo momento è in corso il festeggiamento per la promozione della società bocciofila Caccialanza MP Filtri in serie A. E abbiamo di fronte a noi il presidente Luigi Sardella, a cui facciamo alcune domande. Com'è la festa? La festa sta procedendo veramente bene. Volevamo sapere chi era che stava comandando le operazioni. Devo dire la verità, è inaspettato, ma il capitano ha preso in mano anche le redini della festa e via. Marco, vorremmo sapere chi è il capitano. Marco Luraghi, ben aiutato dal dirigenti, dal vicepresidente Soccinilare, dal direttore sportivo, siamo tutti pronti. E naturalmente da Renzo Cestelli, che in questo momento sta mangiando e bevendo in modo sproporzionato. No, Renzo è una figura che ci ha dato una mano, ci ha sostenuti nei momenti in cui avevamo bisogno. È una persona esperta, una persona capace, una persona che trasmette carisma a tutto l'ambiente. Devo dire che è stato un buon artefice di tenere in piedi questo gruppo di giovani alla loro prima esperienza in Serie B, e devo dire che è andata bene. Complimenti. Grazie. E ora vorremmo sapere quali sono stati i grandi protagonisti della stagione. A cominciare naturalmente dal capitano, che ci risulta essere stato il grande trascinatore. Sì, sì. Devo dire un grazie a tutti gli atleti, perché sono stati fantastici, hanno seguito le indicazioni del loro tecnico, hanno portato avanti una stagione fantastica, veramente. Non vorrei lasciare nessuno dietro, sono stati ognuno nel loro piccolo, hanno dato un'impronta eccezionale a questa impresa, perché io la chiamo impresa. Caccialanza non è mai stata in A loro ci hanno portato veramente in cima a quello che noi volevamo arrivare. Tra l'altro pare che siano stati battuti anche dei record, per esempio quello dei punti, 35 se non andiamo errati. Sono 35, sì, 35, sono 135, 35. Sui teorici sono 14 su 42. Su 42, sì. Quindi noi abbiamo perso veramente altissimo. Poco. E tra l'altro la squadra seconda classificata, l'Aper, si è dimostrata una squadra fortissima. Si è dimostrata una squadra eccezionale, perché ha fatto il suo cammino eccezionale. Non dimenticherò mai l'impresa di Perugia, dove i nostri ragazzi hanno vinto 3-0. Non dimentico questo meraviglioso risultato davanti al nostro pubblico, 4-0. È una marcia trionfale che avvalora ancora di più quello che è stato il percorso di questa squadra. Quando una squadra come l'Aper si è qualificato ai playoff con qualche giornata d'anticipo, vuol dire che noi abbiamo fatto veramente qualcosa di bello e di eccezionale. Complimenti di nuovo. Grazie. Per la prossima stagione quali sono le premesse? Allora, noi non vogliamo perdere nessuno di questi ragazzi, qualcuno ci abbandonerà perché ha già fatto altre scelte, però la squadra rimarrà principalmente quella. Stiamo cercando rinforzi, quindi devo dire che speriamo di poter competere in Serie A come abbiamo fatto in Serie B. Io ci credo, i ragazzi ci credono, l'ambiente c'è, i personaggi all'esterno ci sono, abbiamo un buono sponsor, un buon consulente che ci coordina con lo sponsor, che è il signor Renzo Cestelli. E quindi perché no? Io credo anche che possiamo dire la nostra in Serie A. La squadra c'è, abbiamo Luca Viscusi che quest'anno ha vinto già 5 nazionali, quindi non è un pivellino. Io credo che possiamo far bene anche in Serie A. Sono 32 regionali. Sì, poi 32 anni, 32 trofei dei regionali da novembre a oggi. E vuol dire che la squadra sta andando tutti dal verso giusto, insomma.
non è detto che non battiamo i 50 prima della fine della stagione. Complimenti di nuovo per la bellissima prestazione stagionale, per le numerose vittorie e niente, appuntamento allora l'anno prossimo in Serie A per... Appuntamento in Serie A, il primo appuntamento lo vorrei dare 28-29 perché io vorrei ringraziare la famiglia Pasotto che ci ha permesso tutto questo. Noi abbiamo quest'anno acquistato uno sponsor eccezionale. Noi faremo una parata dei campioni il 28 di maggio in memoria e per ricordare il buon Bruno Pasotto, grande proprietario dell'MP Filtri. Faremo una gara nazionale 29 dove vorremmo ringraziare tutta la famiglia Pasotto, iniziando dalla signora Angela, il signor Giovanni che ci dà molto, molto credito. Quindi penso che anche queste due occasioni saranno occasioni importanti per capire ormai il legame che c'è fra la Caccialanza e lo sponsor MP Filtri. Dopodiché il prossimo anno sarà io credo un'esplosione di emozioni, perché noi ce la metteremo tutta per arrivare in alto. Quindi chi ci vorrà seguire saremo pronti a dar battaglia contro tutti e tutti. Bene, vi seguiremo con tanta passione sperando... Grazie. Che riusciate a ottenere migliori risultati. Grazie mille. Bene, allora all'appuntamento all'anno prossimo. All'anno prossimo, ciao a tutti, chi vuole venire in Caccialanza saranno gli ospiti graditi, vi aspettiamo tutti qua, lo spettacolo non manca, la squadra c'è, il clima c'è, il circolo c'è, l'ociodromo c'è. C'è tutto un connubio di cose che, se volete divertirvi con le bocce, Caccialanza ve lo può offrire nel 2016-2017. Grazie a tutti e arrivederci.